Allora, stavo dicendo, per quanto riguarda il coordinatore di classe, che se non erro è colui il quale propone il voto di condotta. Allora, basterà andare, ecco, il coordinatore vedrà questa striscia con scritto coordinatore di classe, cliccandoci sopra troverà tutte le classi che coordina, spero non tante, di solito una al massimo due. In questo caso in quinta A coordino. Vado su, per esempio, proposte. Qua mi dice il sistema quali proposte del primo periodo, secondo periodo. Siamo nel primo periodo, quindi primo periodo. E qui mi ritroverò il tabellone di tutte le materie con tutti i voti proposti, all'uno per all'uno. In questo caso io ho, ma così per velocizzare un po', attribuito a questa classe due materie, educazione civica e scienze. Vedete che nella colonna Scienze ritrovo i 5 rossi che avevo messo nelle proposte. Qui in basso a destra, sotto ogni voto, c'è una R, dove sta a indicare che ho indicato il recupero. I piccoli numeri in basso a sinistra indicano le ore di assenza. Qua per esempio c'è scritto 1A, 2A, 1A, vuol dire sono un'ora, 2 ore, un'ora di assenza. Ecco, per inserire il voto di condotta, il coordinatore dovrà riempire la colonna COM, che sta per comportamento. In che modo? Per esempio, per Andrea, il primo alunno, inserisco cliccando sopra la cella bianca, vado a mettere il voto di condotta, proposto ovviamente perché lo scrutinio non è ancora iniziato, e eventualmente, questo dipende da cosa deciderà un po', non so, la segreteria o meglio la dirigente, così, delle tendine per motivare il voto di condotta. Faccio un esempio. Ho dato 9 ad Andrea perché che comportamento ha con i compagni, per esempio, è corretto. E potrei far sì che ad ogni aggettivo corrisponda una frase. Con il personale ATA, adesso vado un po' veloce, ecco, una cosa così, proprio per motivare il voto di condotta che poi verrà anche compreso nel verbale finale. Facendo conferma, ho attribuito 9.